Ciao Vivis e benvenuti sul nostro canale YouTube. Il mio nome è Carmi e siamo qui riuniti oggi con parte 2 del decluttering più decatoloso della mia storia. Perché come avete visto, se avete visto anzi parte 1, siamo andati avanti per un bel po', vi ho spiegato tantissime cose, vi ho mostrato tutta la mia collezione di prodotti base, primer, fondotinta, correttori, blusher, bronzer, illuminanti, setting spray. Vi giuro, Beavis, come voi siete riusciti a vedere quel video dall'inizio alla fine, nessun altro. Cioè, pure io, mentre sicuramente sto per editarlo, perché tra un po' vado ad editarlo, madonna mia, pensare di sentirmi per un'ora e mezza a parlare, mi esce il sangue dalle orecchie. Anzi no, mi esce il caffè dalle orecchie. Quindi, un po' di prescum ci sta. Siamo qui riuniti per la seconda parte, perché oggi andremo a parlare di prodotti occhi e labbra. Quindi io devo iniziare subitissimo, perché come sapete io sono un chiacchierone e voglio partire dai mascara. Lo so, un po' strano come cosa, ma ho tutti questi boccaccielli, come chiama mia madre, che hanno dentro dei mascara, e poi ci sono mascara anche qui, perché non ci stavano effettivamente. Quindi andiamo subito a dare un'occhiata a che mascara ho, quali tenere e quali dar via. Sarò molto severo sui mascara, perché ogni 3 mesi dovremo cambiarli, e questi, alcuni di questi, anzi sono qua da troppo tempo. Quindi iniziamo subitissimo. Primissimo mascara, Elf Lash It Loud. Un mascara davvero molto molto carino, ve lo apro velocissimamente. Non tutti, alcuni ve li aprirò per farvi vedere. Bellissimo scovolino che separa tantissimo, un bel mascara, questo lo teniamo, questo ci piace. We Makeup More Volume, scovolino super super piccolo, bellissimo mascara, lo teniamo. Big Collection Big Volume Mascara, questo, credetemi, non mi ricordo manco che scovolino tiene. E, ok, lo scovolino è cicciottello e sembra molto carino, non puzza manco di andato a male. Lo tengo, ma ci penso su. Lash Princess di Essence, questo lo teniamo, inutile che ve lo dico. iHeart Extreme Volume Mascara Waterproof, questo me ne separo, perché sinceramente mascara waterproof ne utilizzo veramente pochissimi, non mi fanno impazzire tanto. Lash Princess, quello viola, pure questo lo teniamo. We Makeup Since Waterproof, questo lo tengo, questo è il waterproof che decido di tenere. Quindi va bene. Urban Decay Wild Lash, questo è veramente un bel mascara, costicchia come tutti i prodotti di Urban Decay, ha veramente un bello scovolino e li allunga molto molto bene le vostre ciglia, quindi personalmente questo lo teniamo. Andiamo avanti con alcuni low cost. Abbiamo Extra, ho appena detto Extra, Astra The Universal Volume Mascara in Waterproof, questo mi dispiace ma lo saluto. Abbiamo il mascara with avocado oil e mascara con peach, quello alla pesca lo tengo, quello con l'avocado lo diamo via. Il Real Thick Lashes di, chi sei tu? Tu sei di Misguided, questo lo diamo via. Abbiamo il mascara di Pure Beauty, quindi sempre di Astra, questo pure questo lo diamo via. iHeart Revolution Chocolate Dipped Mascara, non, no, ciao. 5D Lashes Revolution, no, ciao. E questo qui che è di My Beauty Brand, di Hannah, di una ragazza che fa beauty, un influencer, questo è il suo brand. Un bellissimo mascara, molto molto carino, niente di fuori dal comune, però so che non è facilissimo da aprire in Italia, quindi lo diamo via. Mentre arriviamo agli altri mascara, qua ci sono un paio di mascara un po' più high-end, no, vi sto mentendo, sono tutti low cost. Essence I Need a Miracle Mascara, questo è il suo scovolino, personalmente questi scovolini mi piacciono, ma questo mascara credo sia 8 mesi che ce l'ho, quindi lo salutiamo. Altro mascara, Lash to Kill Sex Volume di Catrice. Niente di impressionante, niente di emozionante, niente che voglio tenere. Makeup Academy Amplify Statement Lash. Questo qua è un mascara che è praticamente blue brown. No, come si chiama? Black brown, quindi non è né nero né marrone. È un mischiotto di tutti e due.
E questo è lo scovolino. Molto molto carino, qualcosa di un po' più soft. Personalmente non ho tanti mascara colorati, almeno sono tutti neri i miei, quindi questo lo tengo solo per questa ragione, perché almeno è qualcosa di diverso. Abbiamo questo mascara waterproof di Milani, non mi fa impazzire, quindi lo salutiamo. Questo mascara di Rapid Glam, questa è la stessa azienda che utilizzo il serum per le mie ciglia, e questo mascara mi piace parecchio. Legit Lash di Huda Beauty. Lo diamo via. Il mascara di Lion King con Revolution lo salutiamo. Mentre altri mascara, questi qua sono quelli che utilizzo di più in assoluto, ma alcuni mi sa che devo salutarli perché sono diventati un po' vecchiarelli. Abbiamo il We Makeup di Kami Oak, quindi questo è il Very Lightening, lo teniamo, questo mi piace. Black Bubble di Neve, uno dei miei preferiti in assoluto, questo non si muove da casa mia. Nails Control Freak, questo anzi è per le mie sopracciglia, quindi non so che ci faccia qui, ma questo lo tengo. Anzi, è quasi finito. Go Big o Go Home di KVD, questo lo tengo, è uno dei mascara che mi piace di più. Mulac Gentleman, lo amo, lo tengo. Subliminal di Astra, che ve lo dico a fare, questo lo teniamo. Anastasia, questo qua è il Lash Brag, nessuno ne parla, però è veramente un bel mascara, quindi se riuscite a prenderlo anche in mini size come ho fatto io, prendetelo. Questo mascara di neve che è il Lash Academy non mi fa impazzire, preferisco sicuramente il Black Bubble, ma ce l'ho davvero da pochissimo, quindi lo tengo solo perché è nuovo e come potete vedere ha un bellissimo scolino piccolino, è fantastico per le ciglia inferiori, però non sono quel tipo di persona che va a utilizzare 10.000 mascara al giorno per avere delle belle ciglia, cioè uno me ne serve, uno me ne porto in giro, quello è casa e paese. Lo teniamo. Lash Infinity Miss Aouda, questo è un Sea Eye Extreme Crazy Volume Waterproof di Essence, che come vi dicevo ha lo stesso identico scovolino di Miss Aouda, però lo preferisco quello di Miss Aouda, quindi questo di Essence se ne dai. Ciao. Gli ultimi due, Dark Love di Clio, lo amo, è meraviglioso, ma devo salutarlo. Questo è vecchio, 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 devo assolutamente riconquistare, riacquistare. Prodotti di Clio, Clean ID di Catrice, molto nuovo, veramente pochissimo tempo che l'ho aperto, bel mascara, questo lo teniamo. Passiamo adesso a eyeliner e matite per occhi, ancora una volta sono sempre in questi barattoli della Nutella e vado subito a tirarli fuori e vediamo che cosa ci abbiamo e fare una cosa super speedy. Neve, liquirizia, matita nera da tenere, quella non si muove da casa mia. Cosmographic di Astra in Orbit, questo è un verde scuro, molto molto carino, non è il migliore in assoluto, però ancora una volta per il prezzo ci sta e lo teniamo. Ho questi due eyeliner che sono praticamente eyeliner nero e colla di ciglia finte, quindi due in uno di Eyeler. Questi li do via perché sono abbastanza vecchiarelli e ne ho uno nuovo, quindi aprirò quello. W7 Liquid Eyeliner, questo non mi fa impazzire, quindi lo salutiamo. Kiko Matitone Long Lasting Eyeshadow, per quanto mi piaccia, questo ha più di 2 anni, 2 anni e mezzo, è il momento di separarsene. Abbiamo questo W7 Line to 5 Eyeliner, manco me lo ricordo, è abbastanza cicciottello. Lo tengo, se si scarica lo butto. Nabla Bombay Black Matita Nera, assolutamente sì, questo mi è caduto. Milani The Tank Eyeliner. Questo non mi piace, questo eyeliner sinceramente non mi fa impazzire, quindi lo diamo via tranquillamente. Ho un paio di matite colorate della NYX, come potete vedere sono un giallo, un verde menta e un magenta. Non so se esistono ancora, queste sono le Off Tropic, quindi le metto da parte perché mi piacciono tantissimo, però se non sono più disponibili, mi sa che queste le regalo perché... Come vi dicevo, se non posso mostrarvi i prodotti, se non potete acquistarli, non ha senso che ve li mostri. Ho altre due Cosmographic di Astra. Questa azzurrina qua la do via perché non la uso mai. Questa marroncina la teniamo. Abbiamo il Cupid's Arrow di Abla. Questo è nero, non si leva mai. Questo è fantastico per fare uno smokey eye nella waterline, è bellissimo. Per struccarlo ci metto una vita e mezza. Lo tengo. Perché so che prima o poi mi servirà qualcosa di super long lasting, però lo utilizzo pochissimo perché è un casino a struccarsi. Kiko Eyeliner, questo ce l'ho da troppo tempo, lo buttiamo. 17 Eyeliner,
Lo tengo perché credo funzioni ancora, credo. Un altro Cupid's Arrow in nude, questo da tenere. Questo è l'eyeliner di Clio, che non si vede manco più, posso solo notarlo dagli occhietti qua, quindi è il Deep Love o Dark Love. Uno è il mascara, uno è l'eyeliner. Lo do via perché ancora una volta è vecchissimo. Architect Eyeliner di Wycon, questo lo do via. Ho questo eyeliner di Sleek, che è il Zodiac Water, quindi questo lo teniamo. Mulac, questo mi piace tantissimo, online e ancora funziona. Questo è di Colourpop, è il loro liquid eyeliner. Lo do via perché sinceramente non lo uso più e credo sia scarichissimo a questo punto. Essence Inner Eye Brightening Pen. Credo di aver ruttato. Ho ruttato? Se ho ruttato, scusatemi, il caffè. Ho appena mangiato. Non lo uso mai. Quando è via, abbiamo qui il Body Collection. Se vi ricordate, ho avuto un sacco di problemi con questo eyeliner, ho pensato che fosse colpa del mio, poi ne ho acquistato un altro, bisogna shakerarlo continuamente per far scendere il prodotto. Con sto calore non teniamo capa. W7 Very Vegan Eyeliner, se vi ricordate, questo mi piace tantissimo, quindi lo tengo. Abbiamo quest'altro eyeliner di Catrice, che è Calligrapher Pro, è super super bellino, super sottile, questo lo teniamo. E ho anche questo eyeliner waterproof di Essence, che però darò via. Altri eyeliner che ho qua dentro, in maniera super super speedy. Anzi, vi faccio vedere anche, queste sono delle pencil di We Makeup. E sono praticamente di tutti i colori, diciamo, base che di solito servono. Come potete vedere c'è marrone, nude, blu, verde, nera e burgundy. Quindi tipo mattone, rosso. Queste le tengo solo perché ogni tanto servono sempre, sono veramente molto molto carine, quindi le teniamo. Abbiamo qui tutto il resto dei miei eyeliner e matite sopracciglia, quindi mi sa che faccio eyeliner velocissimamente. Sublimino di Astra, credo di averne un paio, tutte e due rimarranno a casa con me. Questi due cosa sono? Oh, KVD Pencil, questo qua è una matita retractable in blu, purple, se riesco ad aprirla. Oh, ve la faccio vedere. Sinceramente faccio anche a meno. Questo è un, cos'è? L'eyeliner di Huda. Questo qua è un backup, perché infatti credo di averne un altro, eccolo qua, appena aperto, quindi come potete vedere lo metto da parte perché questo è nuovissimo. Questo lo tengo perché se l'ho riacquistato vuol dire che mi piace. Altri eyeliner e matitone. Questa qua è il Anticonformix Kajal di Mulac. Bellissimo. Questo è assolutamente fantastico. Si spuma, si setta. Mi piace tanto, tanto, tanto. Come altro eyeliner ho il Brush Ink Tattoo di Catrice. Questo lo volevo da tantissimo tempo. L'ho preso e mi piace. Wow Eyeliner Pen di We Makeup. Assolutamente da tenere. House of Laboratories, il brand di Lady Gaga ha avuto questo massive rebranding, è cambiato completamente e non credo esisti più questo eyeliner, quindi lo do via perché se poi non potete acquistarlo, ormai già lo sapete. Abbiamo questo eyeliner di KVD, il tattoo liner, lo teniamo assolutamente e siamo arrivati adesso ai prodotti sopracciglia, quindi abbiamo alcuni qui e alcuni qui con me. Questi sono quelli che utilizzo di più in assoluto. Il Brow Colorist di Catrice da tenere. Astra Geisha Brow, attualmente ne ho tre qui e un altro paio lì nel mio cassetto, quindi che dite, lo teniamo? Ho quest'altra pen di Colourpop, che è il Brow Base, che sto praticamente distruggendo per aprirla. La tengo, la finisco, non la ricomprerò, in casino anche per comprare Colourpop qua in Inghilterra. Eyebrow di Mulac, personalmente mi piace tanto, quindi lo teniamo. Ho quest'altra NYX Micro Brow Pencil, pure questa la tengo. E Luda Beauty, la Brow Pen, pure questa la teniamo. Elf con Jen Atkin, esattamente come vi dicevo nel video passato dello spray. Questa collezione non esiste più perché era una limited edition, ma è praticamente un setting veloce da utilizzare sia sulle sopracciglia, sia sui capelli. Lo tengo perché mi piace, lo finisco, ma ancora una volta non si può riacquistare e quindi cercherò di non mostrarvelo, di utilizzare qualcosa che sia sempre disponibile. Abbiamo qui
il Clear Brow di Anastasia, assolutamente da tenere. Abbiamo il Neve Cosmetics, questo qua è il... Come ti chiami? Quello per fare le sopracciglia, il mascara per sopracciglia, da tenere. Colourpop, mascara per sopracciglia in clear, da tenere. Abbiamo il Make Me Brow di Essence, questo tantissimi di voi mi hanno detto che è il dupe per il Gimme Brow di Benefit, quindi lo teniamo. Matita che sarà suicidata, Astra Geisha Brows, perché non erano finite. Un'altra matita di NYX, di Microfine, la teniamo anche quella. Nabla, il Brow Divine in Uranus, lo teniamo, anche se lo utilizzo pochissimo. Kiko, il Precision Eyebrow Pencil, questa la do via. Un'altra brows di Colourpop da tenere. Abbiamo questo mascara per sopracciglia di Anastasia nella colorazione... Si è tolto lo sticker, non è la colorazione, ma si è tolto lo sticker. È vecchio, da dar via. Brow di 17 da tenere. Questo qua è una matita di 17 per gli eyebrows. La tengo, lo finisco e basta. Abbiamo questo Bone Brows Full and Fluffy di Ulda che declatterò, però devo mostrarvelo nei non preferiti, o meglio nei fail. Quindi lo mettiamo là in fondo. Casino che c'è davanti a me. Astra Ritual Mascara, il Fixing One, assolutamente da tenere. Il Mega Brow di Urban Decay, pure questo, un po' un feo per me, quindi lo do via più avanti, ma prima non lo mostro. Il Microblading Effect di Wycon Pencil, questa la teniamo. Questo è il Collection, no, il 3-in-1 di PS, quindi di Primark, è una matita, tutto quanto... Non mi ha fatto impazzire. E siamo arrivati alla fine di questi prodotti con il Mulac Eyebrow, la collina. Non la uso perché io sinceramente le colle per sopracciglia non mi trovo bene. La forma delle mie sopracciglia per me va bene così com'è. Se le tendo a liftare in su faccio sempre un macello. Quindi lo donerò a qualcuno che so che lo amerà. È un bel prodotto e non è per me, quindi non c'è niente che posso fare. Makeup Obsession Brow Gel, questo è uscito in un calendario dell'avvento, credo di averlo utilizzato mai, l'ho messo solo da parte, quindi lo regalo a chi lo può utilizzare. E Essence Lash and Brow, come potete vedere, tipo tanto così rimasto, lo finisco, ma sì, niente di... strappatemi in sillina un'altra volta. Ultimissimi prodotti sfusi e poi prometto passiamo alle palette. Abbiamo... prodotti un po' random che vi voglio far vedere. Quindi innanzitutto partiamo con i glitter eyeliner. Voi sapete io amo assolutamente glitter liners e tra i miei preferiti ci sono questi qua di W7. Acquistateli se potete, sono fantastici, mi trovo bene con tutti i colori. Il mio preferito è questo qua che si chiama Iridescent, che è praticamente trasparente però ha dei riflessi verdi. Fantastico. Gli altri tutti quanti li tengo, non, cioè, vi giuro con questi io non me ne separo minimamente. Abbiamo questo Star Party Liquid Eyeshadow di Rude che è in oro, lo tengo perché mi piace il colore, ma non mi fa impazzire tra, sinceramente, tra tutti. Questi qua di Elf che sono il Liquid Glitter Eyeshadow. Devo farti tipo 2-3 passate prima di farli vedere, quindi li declatteriamo tutti quanti senza sbattere ciglio. Un altro metal di W7. Abbiamo questi stick cremosi, glitterosi di KVD che sono i Dazzle Stick. Li tengo questi due solo perché il colore sono molto belli, cioè questo qua è praticamente ha dei riflessi oro, ha dei riflessi rosa, è un bellissimo colore, si chiama Force Field, bello. L'altro invece si chiama Electric Bolt, che è praticamente un oro con dei riflessi verdi. Mi piacciono più che altro perché sono molto unici nel loro colore, come formula non i miei preferiti, quindi non andrei a comprare quelli normali, diciamo quelli un po' più classici. Ho questi tre eyeliner di Revolution, sono vecchi, bisogna darli via. Ho un Jumbo di NYX in Milk, quello bianco, lo tengo perché funziona in questo momento, ma non lo utilizzo quasi mai. Che altro abbiamo? Ah sì, un altro di Revolution eyeliner rosa da dar via. Ho questa base Color Glide Eyeshadow Wand di Barry M in questo mattone da tenere, bellissimo. P. Louise Base da tenere, Ritual Eye Primer di Astra da tenere.
Un altro glitter di Rude non mi fa impazzire perché bisogna fare un paio di passaggi, ma il colore è fantastico. Be Perfect, Perfect Prime, se mi conoscete, questa base è la mia preferita in assoluto. Siamo arrivati agli ultimissimi prodotti. Essence The Dip Eyeliner in marrone. Ho veramente solo questo in questo momento di marrone come eyeliner. Lo teniamo. Questo blu di Milani, no, lo diamo via. Crystal Glam Crystal di Collection, carucci da tenere, sono praticamente ancora una volta base trasparente con un po' di azzurrino. Il Moolak Fix Decals Eyeshadow Base, bellissimo questo da tenere assolutamente. Mentre di Essence Eye Heart Color Intensify, questo non mi fa impazzire, quindi lo darò via. E ultimissimo prodotto di, diciamo, sfuso è Astra Duo Highlighter Eye Pencil in 02. Quindi da una parte abbiamo un po' mangiucchiato da me, dall'altra un po' meno mangiucchiato da me. E come potete capire, questa la teniamo perché mi piace assai. Prepariamoci, Bibis, perché questa parte già so che ci farà sudare 7 camicie. Queste sono 5. Sorseggiamo. Fatelo anche voi, ne avete bisogno, credetemi, perché ho davanti a me le mie eyeshadow palette e sono più di 90. Quindi vediamo quali riescono a sopravvivere e quali invece donerò. Iniziamo subito dalla prima donazione, questa Revolution Palette con The Lion King. La devo via tranquillamente. Ho un altro paio di Revolution Palette qui. Abbiamo questa Super Nude che è la Basic Mattes. Possiamo darla via tranquillamente. Abbiamo quest'altra che è la Procreative, un po' più carina, ma tranquillamente possiamo darla via senza problemi. Questa mi piace, questa invece la tengo ed è la Division Palette, quindi la metto da qualche parte qua dietro. Un'altra palette di Revolution che si chiama Red Alert. Pure questa è carina, ma veramente non le sto più utilizzando e non ha senso tenerle. Ho altre palette di Revolution qua dietro. Anzi, una pure di Technique, vi faccio vedere pure questa. Ma di Revolution finisco con queste due. Una è la Velvet Rose, l'altra invece è la Fundamental. La Fundamental la do via, mentre la Velvet Rose la tengo, perché questa qua praticamente. Oh, questa è pure sigillata. Ok, questa è nuovissima, è ancora sigillata, quindi la metto da parte e la regalo a qualcuno, perché se non l'ho ancora aperta, lascio che qualcuno se la godi per bene. Infatti, questa è praticamente il dupe della Soft Glam di Anastasia, una palette che utilizzo veramente pochissimo. La do via, non la uso mai. Che senso ha tenerla? Born This Way, The Neutral Nudes. Questa mi piace un pochettino di più, anche se non la utilizzo tanto, ma la voglio tenere. Jackie Aina per Anastasia, questa qua è una delle mie preferite in assoluto, non credo sia più disponibile, non la sto più utilizzando da più di un anno e mezzo, ma è una delle mie palette preferite, quindi la tengo solo per ricordo. Quella di Technique che vi dicevo prima è questa qui che si chiama Invites Only, carina dai, non si può assolutamente dire niente, la teniamo. Abbiamo questa palette di Revolution di Carmi, chissà chi sia, abbastanza amata, non c'ha senso. Quasi impossibile da trovare, credo sia comunque una palette tolta dal commercio, anzi lo è, quindi quello che avanza è quello che c'è, quindi mi dispiace Beavis, ma questa palette ormai ha fatto il suo tempo, è uscita nel 2019, quindi è uscita un bel po' di tempo fa, o 2020, no, forse il 2019 era l'altra, questa era il 2020, 2019, sono più che sicuro 2019. Sono passati tanti anni, questa palette ormai è il momento di salutarla. La tengo per ricordo, ne ho una mai aperta che non aprirò mai. Questa la tengo per un altro po'. Abbiamo due palette di Tammy, la Tropical Paradise e la Tropical Carnival. Ambedue sono tolte dal commercio anche queste, quindi le darò via con qualcuno che le può utilizzare, che almeno ha un amore. Abbiamo questa palette di Ila Muska che si chiama Expressionist, non mi piace, la do via tranquillamente. Un'altra di Ila Muska Experimental, un po' più carina, ha tutti i colori dell'arcobaleno, questa la tengo, questa invece la do via. She Glam, non so se l'ho già detto in questo video, ma tutti i prodotti di She Glam io li do via, perché
finché non aggiustano un pochettino il loro modo di comportarsi con i loro dipendenti, il modo in cui sono sottopagati, il modo in cui sono praticamente forzati a lavorare per delle ore allucinanti. Quindi ho deciso di non supportare Shiglam per un bel po', quindi mi dispiace Shiglam. Se cambiano le cose, assolutamente riacquisterò Shiglam, perché i prodotti mi sono sempre piaciuti, ho anche smesso di collaborare per questo motivo, quindi andiamo avanti. Essence on the Wild Eyeshadow Palette, questa mi piace, ha su toni verdi, non ho tantissime palette su questi toni, quindi la tengo. Altra palette da tenere, All I Need di Marianna Zambernetti con Cosmify, assolutamente un sì. Questa palette è di Tammy, la Chasing Butterfly. Se non sapete Tammy, Tammy Clark, Tammy, Makeup by Tammy, ha il suo brand cosmetico. Cosmetico? Il suo brand di cosmetici? Il caldo. Questa è una delle sue palette assolutamente da tenere, mi piace tantissimo, anzi la voglio utilizzare più spesso. Altre palette Shiglam da dar via. Revolution con le super chicche da dar via. Abbiamo due palette di Be Perfect. Questa è la Bright, con tantissimi colori, assolutamente un sì da tenere. E questa invece è la Bright Matte. Questa la do via. Ha solo matte all'interno. Io ho sempre bisogno di qualche shimmer, qualcosa per fare un po' un glow. Quindi dobbiamo darla via. Love Fest di W7. Palette molto molto carina, ma ancora una volta la utilizzo pochissimo, quindi la do via. Makeup by Tammy palette, anche questa non c'è più, quindi la diamo via. Abbiamo due Carnival palette, la 3 e l'originale. Questa è quella che è famosissima, mi piace, la tengo. La Carnival 3, la Love Tahiti, ancora più bella secondo me, quindi da tenere. Mentre arriviamo davanti a me con un paio di cosette velocissime. W7 Social Light palette, questa è caruccia, non la uso mai, quindi la possiamo dar via. Abbiamo questo Body Collection Eyeshadow Palette, pure questa molto carina, non la utilizzo mai, la possiamo dar via. Revolution Shadow Palette, questa è una di quelle piccoline, ce l'ho anche in blu, credo di avercene altri colori, non la utilizzo mai, le possiamo dar via tranquillamente. Revolution Tasty, quello col caffè davanti, presa solo perché adoro il caffè, ma i colori dentro no, quindi possiamo darla via. Romance di W7, questa è praticamente il dupe di Soft Glam di Anastasia. Se faccio fatica a utilizzare Anastasia, sicuramente avrò fatica a utilizzare il dupe, quindi può andare via. Nabla Ruby Lights Glitter Palette, non la utilizzo mai, possiamo tranquillamente darla via. Mesauda Rock Romance, molto molto carina questa palette. Credo sia, non ci sia più in commercio se non sbaglio, credo forse era un'edizione limitata. La tengo e scopro, se è edizione limitata la do via, se invece è ancora disponibile la tengo e la utilizzerò. Nabla, la Secret Palette, la utilizzo veramente molto molto poco, mi sa più di uno spreco tenerla, quindi mi dispiace Nabla, devo lasciarti. Comfort Zone, questa era una palette di questo ragazzo di Georgie Cosmetics che aveva fatto la sua azienda makeup, molto molto carina, l'ho fatto vedere un paio di volte su Instagram, purtroppo ha dovuto chiudere causa 2020, quindi questa non è più disponibile e la do via, mi dispiace. Nabla, la Dreamy, non la utilizzo mai, posso darla via tranquillamente. Nabla Side by Side Nude Palette, questa già un pochettino più utilizzata, un po' più amata, ho tantissime palette sui marroncini, ma questa la tengo, dai, questa di Nabla la teniamo. La Christmas Eve Eyeshadow Palette di Cosmify con un bel po' di icons, questa purtroppo non la utilizzo quasi mai, però i glitter mi fanno impazzire, cioè i glitter mi piacciono tantissimo. Ok, non me ne vogliate, questa la do via, questa la do via, so già chi l'amerà, devo darla via, non posso tenere tutto. Nudification di W7, un'altra palette, questa qua è simile a quella di Too Faced, la diamo via. Essence Hello Berlin, una delle mie preferite di Essence, assolutamente da tenere. Bare All Undercover di W7, un dupe per quelle di Huda, la do via perché ho quelle di Huda. All I Need di Marianna Zambenedetti, la sua seconda, questa mi piace quindi la tengo. Golden Era di Astra, assolutamente un sì. Technique, questa è la Venus Rising. Mi piacciono tantissimo gli aranciati, mi piacciono tanto i gialli. La tengo, però non la uso quasi mai, quindi devo iniziare a sforzarmi da utilizzare.
le mini palette delle super chicche, una, due, e questa anzi è un'illuminante. Credo debba... Oh sì, eccola qua, aspettate. Sono dovuto un attimo allungare. Questa è quella di Buttercup. Le do via tranquillamente. Questa palette, la Caramel Brown di Huda, che è praticamente una delle mie preferite, quindi assolutamente sì, da tenere. Altre due in metallo di Revolution da dar via. Coffee to Glow di Essence, questa la do via perché uno, i colori sono abbastanza visti e rivisti su altre palette che ho, quindi so che non andrei a riutilizzarla. E poi è un'edizione limitata, quindi so che non si troverà più. Questa palette di Collection Eyes Undercover, che mi aveva preso Dan per un video, la do via tranquillamente. Neve Cosmetics, questa è la Blender Spell Eyeshadow. Eccola qui. Molto carina, un paio di colori decisamente diversi e interessanti, quindi la andrò a utilizzare. Devo utilizzare un po' più spesso. MUA, questa è la palette con un bel po' di colori cute. La teniamo. Abbiamo questa Essence Energy Eyeshadow Palette. Pure questa molto carina. La teniamo. Welcome to Miami di Essence, una delle ultime uscite. Personalmente non mi dispiace, quindi la tengo. Fenty, la 03, bellissima, questa sì, assolutamente sì. Chocolate Brown di Huda, questa è quella che vi dicevo, è il dupe di W7, quindi tengo l'originale. Mercury Retrograde di Huda, che ve lo dico a fare, assolutamente sì. Anche la Rose Quartz, che in questo momento l'ho prestata, quindi non ce l'ho con me, rimane a casa mia e non si schioda. La Vintage Vibes. Sto scherzando, la Vintage Vibes, sempre e per sempre a casa mia, una delle mie preferite. Le mie ame poi, figuriamoci se do via qualcosa delle persone che amo di più nella mia vita. Cara Beauty, Los Angeles Palette. Questa è decisamente molto, molto carina. È una bella palette, quindi sinceramente Cara Beauty mi piace. Si vede che sto iniziando a sudare come una gallina. Juno, The Basic Witch Palette, caruccia, veramente una bella palette, quindi la tengo. Ho due Pro Palette di Catrice, questa è la Hint of Mint, che mi piace e anzi la voglio utilizzare in uno dei prossimi video, quindi la metto da parte da utilizzare. E questa è la Neon Earth, bellissima, da tenere. 17 Eyeshadow Palette, questa è praticamente piena di duocromi, shimmerini, carucci. La teniamo. Questa è la palette di Camioque perché non dico con With Makeup. Mi piace, è una palette veramente tanto tanto semplice. Non so mai cosa portare. Questa 2 secondi ti fa il look, ci piace. Ho un paio di palette di Mariana Zambenedetti con Inglot. Queste sono in riserva perché non so se questi colori sono ancora disponibili anche separatamente invece che con le palette, perché questa era per il... Stavo dicendo San Valentino, poi stavo dicendo l'estate, no, per Natale. Sono tutte e due molto molto carine, però le uso poco solo perché non so se sono ancora disponibili, quindi scopro e vi faccio sapere. Abbiamo la Color Block di Huda. La do via tranquillamente senza problemi. Anarchy Glam di Mulac, assolutamente un sì, questa è da tenere. Bold Gold di Catrice. Questa manco me la ricordo. La do via senza problemi. Starlet Palette. Questa qua è di Profusion. L'avevo presa da TK Maxx. Sì, per 7,99. La tengo. Però poi ci penso. Altro paio di palette che ho qui. Abbiamo. Oh, questa si è rotta di Elf, che è la Truffle Palette. Purtroppo questa ci ha abbandonato, quindi ha scelto lei di andarsene. W7 Eyeshadow Palette, questa la possiamo tranquillamente dar via, ed è la Pinx. Lolita Por Vida di KVD, la amo questa palette, assolutamente rimane qui con me. Sample Beauty The Equalizer Volume 2, un'altra palette che io adoro tantissimo, colori bellissimi, rimane qua con me. Revolution Neon Heat, la possiamo andare via senza problemi. Arrivo, siamo alle ultime palette. Vi giuro, una maratona. Huda Beauty Gold,
Obsession. Caruccia. La tengo più che altro per collezione perché ho tanto di quelle mini, come questa Wild, la Python, che è fantastica. Un'altra Wild, la Tiger, caruccia anche questa da tenere. Questa di W7 con colori che non utilizzo mai. La tengo solo perché ho appena capito che non ho nessuna palette con colori grigi, quindi la tengo solo perché non ho altro, però sì, non è che mi faccia impazzire. Parlando di colori grigi, questa è un'altra palette di Be Perfect con una makeup artist già. Bella palette da tenere. Toffee Brown di Huda, collezionista, devo assolutamente tenerla. E questa qua di We Makeup che l'ho fatta io con tutti i colori perfetti per la mia stagione, quindi assolutamente da tenere e da utilizzare di più. Ultime cose che ho sfuse, veramente pochissime, ho questi due ombretti di Primark, uno giallo, uno arancione, posso dare via tranquillamente. Ho questi due ombretti di Astra, uno è il 02, che sometimes, perché parlo in inglese, certe volte utilizzo anche come illuminante da tenere, e lo 08 che è un marroncino caldo, molto molto bello, quindi sì. Ho questo ombretto di neve che ogni tanto lo utilizzo come illuminante anche lui, quindi lo teniamo, e si chiama, ve lo dico subito, Vodka, quindi sì. E la maschera gel eyeliner, personalmente non li sto più utilizzando, ma lo conservo solo perché è l'unico che ho, e questo vuol dire che posso utilizzarlo come base per uno smokey eye intenso. E alla fine abbiamo questo ColourPop e il Super Shock Shadow Metallic in questo verde menta. Fantastico, quindi ce l'abbiamo quasi fatta. Ultimissima cosa, ho questo astuccio con un paio di palette e degli delle pencil mai aperti, sono ancora tutti quanti incelofanati, quindi questo qua mi sa che lo regalo a qualcuno che lo utilizzerà di più di me. Quindi velocissimamente, super mega sorseggio e passiamo finalmente ai rossetti. Beavis, siamo finalmente arrivati ai rossetti e credetemi, sono assolutamente spietato. Ma prima di aprire tutto questo ben di Dio qua davanti a me, ho un paio di cose sfuse che voglio assolutamente mostrarvi e decidere insieme se tenere o no. Innanzitutto abbiamo questi lip kit di Evelyn Cosmetics. Questi qua, se vi ricordate, ancora una volta li aveva presi Dan. Uno è questo rosso chiamato Red Passion e l'altro invece è Rose Nude. Personalmente li voglio tenere tutti e due, sono molto molto carini. Abbiamo ambedue i Vintage Vibe Lip Kit, assolutamente un sì. Milani Salt and Pepper Collection, per quanto mi piacciono non sono più disponibili questi prodotti labbra, quindi non ha senso tenerli. E stessa cosa vale per i lip kit di Tammy con Revolution, non è più disponibile, non ha senso tenerli. Ho un paio di rossetti di Huda che poi dopo questo video toglierò da queste dal loro packaging, perché veramente non servono a niente, occupano solo spazio. E ho Drama Mama da tenere, Miss America, ho Perfectionist, Trendsetter and Sweet Talker, quindi questi sono i colori, quindi molto molto belli. La formula personalmente dei liquid lipstick di Huda è una delle mie preferite, quindi assolutamente da tenere. Prima di aprire il saccoccio vi faccio vedere delle lip pencil. Le mie preferite in assoluto sono queste qui di We Makeup, me le avete viste assolutamente utilizzare 1,5 milioni di volte, quindi assolutamente da tenere. Queste invece sono un po' delle random che ho, quindi decidiamo insieme che cosa c'è da tenere, che cosa c'è da dar via. Primissima Astra Sculpting Lip Liner, questa qua è nella colorazione 04. La do via perché mi sono appena arrivate le nuove matite di Astra e non vedo l'ora di provare, saranno un bijou. Astra Pure Beauty 02, questa è un sì al 100%. Jumbo Lipstick 30 di Astra da tenere. Inglot 343, questo è uno di quei rossetti, scusatemi, una di quelle matite che vanno bene per uno dei rossetti di Marianna, quindi tengo questa. Huda Beauty Lip Contouring in Deep Rose, una delle mie preferite. Matita di Juvia's Place in Wine, è
bellissima, un burgundy scuro fantastico da tenere. W7 Lip Twister da dar via, She Glam da dar via. Ho un paio di queste nude di Nabla, sinceramente non le utilizzo mai, quindi le do via tranquillamente. Ho questo matitone di due baci di neve da tenere, questo qua, anzi lo vuole mia sorella, quindi io lo darò tranquillamente. Astra Pure Beauty in 06 da tenere. Essence Stay 8 Hour Lip Liner in 01 Curious, una dei miei preferiti in assoluto. Abbiamo quest'altra matita di Essence Lip Liner Soft Precise in Real, questa da tenere. W7 da dar via, anche questa qua di Nabla da dar via. 17, questa pencil è in Red Berry, mi piace quindi la tengo. Just Perfect, sempre di Essence, assolutamente sì. 30 Dusty Pink di 17, la teniamo. MUA Intense Color Lip Liner in So Chic, questa la do via, non lo so, non mi ispira. Neve Cosmetics in Teatro, bellissima, rossa, fantastica. Come questa rossa di Ilamask che si chiama Spell, da tenere. Un'altra matita di Nabla da dar via, un'altra matita di Nabla da dar via. Non ho niente contro i Nabla, perché ho appena notato che sto andando via tantissime delle loro cose. Sinceramente ce l'ho da un bel po' di anni, sia le eyeshadow palette sia le lip pencil, e quindi è arrivato il momento di cambiarle. Poi sinceramente non utilizzo tanto Nabla, quindi non ha senso tenere, se so che alcuni dei miei amici li andranno a utilizzare di più. Catrice Plumping Lip Liner da dar via, non plumpa per niente. Hazel Laboratories, brand Lady Gaga, non esiste più questo prodotto, quindi lo do via. Body Collection da dar via, W7 da dar via. Astra 03 da tenere assolutamente. Inglot 346 da tenere perché va bene con i prodotti labbra di Marianna. Jumbo di Astra, fantastico, in 27. E l'ultimissima è Technique Retractable Lip Pencil nella colorazione che non c'è, ma questa la tengo perché è rossa e io ho tantissimi rossetti rossi, quindi ci sta sempre una matita rossa. Arriviamo ad aprire tutto questo ben di Dio, quindi vado a mettere tutto qua dentro, perché credetemi potrebbe esplodere tutto tranquillamente. Come potete vedere abbiamo un bel po' di cose e cercherò di essere speedy tanto quanto le shadow palette, quindi state con me, anzi sorseggiamo. Asciughiamoci un paio di goccioline e iniziamo. Psycho Gloss di Mulac, colorazione X Nude 12 da tenere. Abbiamo questo Catrice Pro Matte Ink Liquid Lipstick in This Is My Statement da tenere assolutamente. Abbiamo un paio di rossetti, questo è di Huda Beauty ed è Joyride, uno dei miei primissimi Power Bullet, fantastico da tenere. Un altro Power Bullet Rendezvous, un bellissimo pink, bello bello bello. Abbiamo questo Body Collection Matte Lipstick, questo sapete che non me lo ricordo più, mi era piaciuto o no? Non sa di male, quindi lo tengo, però non me lo ricordo. Technique Lip Contour, questo lo possiamo dare via. Tonalità, ve lo dico subito, Cherry Bomb, andiamo via. Huda Beauty, assolutamente i Power Bullet si tengono fino alla morte. Questo è Promotion Day. Quest'altro è un Dr. Popo, è un multi-use, lo si può utilizzare sia come lip treatment, sia come lip gloss, anche sulle guance, fa tutto ed è di questo colore marroncino, bellissimo da tenere. Andiamo a prendere un paio di cosette. Huda Beauty Crush da tenere assolutamente. Huda Beauty Spice Girl da tenere. Hypnotize di Astra Liquid Lipstick, fantastici. Questo è in Optimist 21 da tenere. Come ti chiami tu? Eco Feminist di KVD, questo da tenere. Un altro prodotto di KVD, questo è Lolita da tenere. Neve in Detective, questo qua è il Ruby Juice. A me piacciono tantissimo, quindi li tengo assolutamente, sono contento. Abbiamo altri rossetti di Huda qui, anzi ve li faccio subito vedere. Vi
Vediamo. Ok, nel frattempo ho questi qua di Huda che abbiamo Trendsetter da tenere, Girl on Fire, un rosso fantastico da tenere, abbiamo Interview and Moneymaker, tutte e due sono nude, tutte e due sono molto molto carucci, eccoli qua. Ancora una volta, i prodotti labbra di Huda secondo me sono tra i suoi migliori prodotti in assoluto, quindi li teniamo senza problemi. Questo rossetto di Ila Maska, che è un rosso un po' pomodoro, un po' aranciato nella colorazione Fahrenheit, assolutamente sì. Un altro Astra, anzi due Astra, un gloss e un liquid lipstick. Visionary 22 da tenere, il gloss lo 04 da tenere, Milani I Am Pretty Nude Gloss, questo, ok, non è ancora andato a male, però è abbastanza vecchiarello, quindi devo stare attento. Kylie Cosmetics Charm Velvet, assolutamente no, si può andare. Questo prodotto di Revolution, sempre di Hyper Boost, no. 17 High Shine Lip Crayon. Se ne può andare. Abbiamo un altro rossetto di Essence Semi Matte in 21, caruccio, questo dai, lo teniamo. 17, questo qua si chiama Grape. Non credo di andare a utilizzarlo di nuovo, quindi lo diamo via. Un altro Mulac Psycho Gloss, questo qua è Disconnected, uno dei miei preferiti da tenere. Un altro di Neve Cosmetics Ruby Juice in Ruby for Breakfast, bellissimo, assolutamente sì. 17 Lip Lacquer in Electric Pink, dove vado questo coso? No. Stila Fiery o Fiery, i rossetti liquidi di Stila secondo me sono ancora una volta bellissimi e li amo tantissimo. Revolution Lou Red Liquid Lipstick, questo da dar via, non mi piace. Abbiamo un gloss di We Makeup So Lip Gloss in 06, assolutamente sì. 44 Even di We Makeup da tenere. Anastasia Gloss in Crush, questo lo do via. Ever Liquid Lipstick in 203 di We Makeup da tenere. Che altro abbiamo qui? Prendo un paio di cose. Un paio di rossetti di Fenty. Questo qua è il Underrated, questo rosa, mentre quello rosso si chiama Unmatched. Sono carini, non mi fa impazzire lo scovolino a me, però come formula sono cute, quindi li teniamo. Creamy Gloss in questo The Wife, sì, Mauve Wives, bellissimo da tenere. Siate London. Questo rossetto non mi fa impazzire. Il glaze di Barry M, l'oil infused, questo è So Precious. Se volete un gloss super nude ma con un pizzico di marroncino, questo è fantastico. È perché è un olio, ci piace. Mystic Ruby di Clio Makeup, uno dei miei rossi preferiti. Un altro rosso preferito, Diva di Astra, lo conoscete, ve ne ho parlato 1,5 milioni di volte. Escono fuori altri rossetti di Huda. Aspettate. Ok, forse questi sono gli ultimi. Forse scopriremo. Abbiamo Habibi, che è questo rossetto un po' più creamy. Assolutamente 100% sì. Third Date, un altro rossetto di Huda Powered Bullet. Assolutamente sì. Abbiamo Queen of Sheba. Questo devo dare un'occhiata perché credo sia una limited edition per Selfridges, quindi solo in UK. Se non è più disponibile, mi sa che lo darò via. E un altro che è il Demi Matte di Huda, questo qua si chiama Sheikah. Ho paura che anche questo non esisti più, quindi devo dare un'occhiata. Se non esiste più, lo darò via. Abbiamo un paio di rossi, faccio un paio di rossi veloci, veloci. Che cosa abbiamo? Ok, rossi, rossi qui. Questo qua di Catrice, il Matte Pro Ink in Courage Cold, 100% sì. Stila in Beso, uno dei miei rossi preferiti. Un altro rosso in versione rossetto è questo di Juvia's Place in Perfect Red, assolutamente sì. Kylie, questo qua è il Mary J.K. Possiamo darlo via.
Smashbox, fantastico questo qua, è in Boys, bellissimo, super leggero sulle labbra, uno di quelli che manco senti. Oh, amiamo. Un paio di nude adesso, andiamo con dei nude. Allora, questo è il Fenty Glow di Fenty, che ve lo dico a fare, sempre per sempre sì. Ridiculous Lip Gloss di Milani, questo mi piaceva tanto ma credo sia scaduto, infatti è tutto separato, ed era il 130 in Teen Spirit, bello, ma mi sa che è andato male. Soul Lip Gloss in 09, questo credo di averlo, ne ho due Soul Lip Gloss. Ah no, questo era lo 06, questo è lo 09, scusatemi, li tengo tutte e due. Lip Injection, questo è in Secret Souls di Too Faced, bellissimo, lo amo tantissimo. Un altro che amo è il Plumping Nude Lip Gloss di Essence, questo non ha più il nome, ma si chiama Big Softy, e se mi ricordo il nome, credetemi, lo amo da impazzire. Un altro bellissimo gloss nude è questo di 17, che si chiama Caramel, molto molto carino. Una volta, so che non è facilissimo da reperire in Italia, ma è veramente molto bello, è molto bello. Vediamo che altro ci abbiamo. Sorseggio veloce perché non ce la facevo più, ho preso un bel po' di rossetti in mano, quindi abbiamo questo di Stila, sempre dei Stay All Day in rubino, fantastico da tenere. Clio in Fire Kiss, il rosso più bello del mondo, assolutamente un sì. Abbiamo questo prodotto di Nabla che è il Shine Theory Lip Gloss in Champagne Supernova, bello 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 da tenere. Kiko l'Unlimited in 107, un altro rosso fantastico. Stila Bacca, che è praticamente un violaceo, ancora una volta è la formula che mi piace più che il colore, perché sinceramente questo colore credo di non utilizzarlo più da una vita, ma noi lo teniamo. Abbiamo un altro rossetto di Clio, questo è il Honey Nude, molto molto bello, veramente facile da applicare, è fantastico. Powerful 5 Liquid Lip Balm di Catrice, questo qua è nella tonalità Golden Ginger, assolutamente sì da tenere. Abbiamo due Hypnotize di Astra, Sassy e Game Changer, assolutamente sì per tutte e due. E un altro Drama Queen di Juvia's Place, che è un viola molto molto scuro, bello, ma non lo utilizzo quasi mai, quindi pure questo lo diamo via. Il viola non so per quale motivo sulle mie labbra è uno di quei colori che non mi piace, non so perché, non credo mi stia bene. Abbiamo un paio di altri rossetti interessantissimi, quindi li vado a pescare subito. Un altro Ruby Juice in Tomato di Neve, assolutamente sì. Ever Liquid Lipstick in 06, assolutamente sì. Questo è un Extreme Gloss di Mesauda in Shameless, bellissimo, assolutamente sì. Mini Ever Liquid Lipstick in 67, aspettate che mi sto addormentando una coscia. Questo è un tipo metallizzato, non ne utilizzo tantissimo, però per Natale è uno di quelli che ogni tanto esce fuori, quindi lo teniamo. Abbiamo questo Inglot 63 e ho un altro Inglot in 64, questi erano quelli che aveva fatto Marianna, quindi darò assolutamente un'occhiata se sono ancora disponibili, perché mi piacciono tanto, quindi li tengo. Household Laboratories, questo qua è in Blaze, è uno dei Lip Riot, non esiste più questo gloss, quindi lo do via, ma era fantastico. Sunset Lob 23, un altro di Astra Hypnotize, da tenere. Astra My Gloss Spicy Lip Plumper, questo non lo utilizzo mai, quindi questo lo do via, perché i plumper veramente li utilizzo poco e niente. O meglio, c'ho un paio che utilizzo spesso, tra un po' ve li faccio vedere, quello lo utilizzo quasi mai. 17 Lip Boost and Shine, molto molto carino questo qua, anzi lo metto da parte perché lo voglio mettere in macchina. Porto sempre dei prodotti moisturizing in macchina e mi stanno quasi per finire. Questo rossetto non lo utilizzo più da una vita. Questo rossetto era di un brand che manco è cruelty free, e come avete visto tutti i miei prodotti sono cruelty free, perché se fanno testing su animali io non li uso. Ma questo rossetto, che è assolutamente osceno, è di un brand che si chiama Beauty UK, che non esiste più, ed è il primissimo rossetto che ho comprato qua in Inghilterra 11 anni fa,
una cosa del genere, forse 12 anni fa, quando proprio sono venuto con un mio migliore amico. Ha tantissimi ricordi, questo rossetto non me ne saprò mai, però sì, dopo tipo 10 anni io non lo utilizzerei assolutamente più, però questo lo tengo solo per ricordo. Siamo quasi alla fine, ho un paio di altri prodotti che voglio farvi vedere, questo è un KVD Lolita, assolutamente sì, è uno dei miei colori preferiti di KVD, quindi lo teniamo. Volumizing Extreme Lip Booster di Catrice, questo è tipo mentato. Lo teniamo assolutamente. She Glam da dar via. Neve Cosmetics Pomodoro Rossetto Rosso. Per quanto io non utilizzi tanto i rossi in stick, perché voglio qualcosa che sia super long lasting, quindi di solito vado ad utilizzare un liquid lipstick. Questo è fantastico. Parlando di rosso, Extreme Matte di Mesauda in Sultry. Bello, bello, bello. Elf Lip Lacquer. Questo è tipo un gloss tutto luccicoso, eh? Da tenere per Natale. Bite in Chai, questo è un rossetto nude marroncino, un pochettino con del rosa sotto, un po' strano come colore, ma mi piace. 17 Blushing Nude, un nude normalissimo, ne ho tantissimi, lo tengo solo per avere referenza di come sono i rossetti di 17, però sì, ne ho tanti. Arriviamo a quasi la fine, sì, ci manca pochissimo. Carnation di KVD, gloss, bellissimo assolutamente. We Makeup Well Lip Plumper, forse il lip plumper che ho utilizzato più in assoluto in tutta la mia vita, da 2-3 anni ormai che utilizzo questo prodotto qui, altri nuovi, però sì, tipo ce n'è rimasto pochissimo. Anche questo mi sa che lo metto in macchina e lo finisco. Questo rossetto di L.A. Splash in Evil Door è un rossetto nero. Lo tengo solo per fare qualcosa un po' più pazzerello ogni tanto. Non so se esista più, ma di rossetti neri liquidi che durino tutto il giorno ce ne sono davvero pochi. Quindi questo, scusatemi, Bibis, ma lo tengo in caso se mi serve. Un altro rossetto di KVD, Nain Fu Tao, credo si pronunci. Questo rosso. Mi piace, lo teniamo. Abbiamo un altro rossetto gloss, eye gloss di Psycho, quindi di Mulac, lo 09 da tenere. Questo è fantastico, mia sorella me lo voleva rubare e tra un po' che viene, se lo vorrà sicuramente, perché guardate come l'ho ridotto. È il Essence Volumizing Collagen Vegan, se vi ricordate l'ho provato, non lo so, un paio di mesi fa e per arrivare a questo punto già così velocemente vuol dire tanto. Questo va in macchina, la mia macchina è piena di rossetti. Questa è di Jouer Cosmetics, è il Rose Gold Gloss, non lo utilizzo più, quindi questo può andare via. E siamo arrivati alla fine e abbiamo questo Madame Lip Stilo Sheer di Astra. Questo qua è una tonalità 02, ho anche gli altri, ma questa è la mia preferita, infatti ce l'ho sempre qui. Abbiamo Neve Cosmetics Coffee Kiss, cioè scusatemi, ma se lo chiamate Coffee Kiss. Io come posso dire addio a questo prodotto? Un altro che amo tantissimo è il Lip Juicy Lip Oil di Assa di Pure Beauty. Ho assolutamente bisogno di prendere un altro. Se vedete da dietro è assolutamente osceno perché è finito, è sporco di matite, di rossetti. Ho bisogno di un altro, però lo tengo per ricordarmene. Original Lip Balm di Bulldog. Ogni tanto escono queste cose. E l'ultimissimo prodotto è il Butter Gloss di NYX nella tonalità BLG 16 Praline, che teniamo. Quindi, Bibis, non so voi, ma questa è stata una maratona. Ho iniziato a fare questo video, l'ho iniziato a filmare. Alle 11 qualcosa, il mio telefono si è perso, non so più dove, non so più dove. Vi farò dopo vedere esattamente che cosa c'è davanti a me, ma credo di essere qui da tipo 3 ore. Quindi spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Questa era parte 2, questo era il mio mega decluttering. Se vi è piaciuto questo video, lasciatemi una bella thumbs up. Iscrivetevi al canale così non perdete il prossimo. Io vi mando un bacio gigantesco e anzi pure un po' una sudata perché sto praticamente pezzando. Fortunatamente non potete sentire l'odore. Quindi vado a raccattare il mio caffè e come dico sempre, always remember, like if you like, hate if you hate, and until next time, un bacio gigantesco, Bibis. No, sinceramente, mo chi mette a posto, non so, lascerò così per sempre.
visto, mi sono appena accorto che per tutta la seconda parte di questo video, meglio per tutto questo video, io ho avuto la maglietta al contrario, cioè io ho la camicia al contrario perché me la sono tolta per andare a fare pranzo. E per tutto questo tempo io sono al contrario. Cioè, chi se ne è accorto? Qualcuno mi scriva giù se vi siete accorti che questa camicia era al contrario. Il caldo su questa chioccarella non va bene.